Allora, iniziamo da qualche cenno storico. Noi non abbiamo documenti precisi per fissare l'inizio della costruzione e i vari sviluppi successivi. Sappiamo però che alla metà del 1200 era tenuto a versare al vescovo di Penne le decime dell'elemosina, il parroco di una chiesa dedicata a Santa Maria in Trianum, che è identificabile con questo luogo. I primi documenti della chiesa di San Pietro a Fano Adriano risalgono in realtà al 1350. La costruzione poi va avanti fino alla metà del 500, quando viene costruita la facciata, continuano alla metà del 600 con il campanile. Nel 1750 circa viene costruito il coro. L'ultimo lavoro che completa la storia architettonica della chiesa è del 1970-71, quando Mario Moretti, sovrintendente delle Belle Arti d'Abruzzo, inizia una campagna di restauro tesa alla conservazione dell'edificio, ma secondo l'ottica del tempo travisa anche la chiesa, intanto con l'abbattimento di una costruzione che era sul lato detta la cancelleria, che era forse il luogo più Di di raduno dell'identificazione della comunità, sia con la modifica della pianta, lo vedremo più avanti, con la costruzione dei setti murari che alterano in qualche modo la pianta originale. Questa è in sintesi la storia. La chiesa pare molto semplice, in realtà è molto molto complessa. La facciata, che ha coronamento orizzontale, così è detta, che è una caratteristica di tutta l'architettura abruzzese, che va dal primo esempio, risale al 1100, San Giovanni ad Insulam, l'ultimo esempio più recente, che è della fine del 700, è Gesù e Maria a Pesco Costanzo, è una caratteristica costante di tutta l'architettura abruzzese religiosa. Non esclusiva dell'Abruzzo, perché la troviamo ad esempio a Roma, la troviamo in Umbria, abbastanza diffusa, addirittura la troviamo in Svizzera, a Lugano, Lorenzo di Lugano, è una facciata a coronamento orizzontale. L'apparente semplicità invece nasconde una pagina di teologia molto complessa e molto affascinante. Innanzitutto vedete che la facciata ha una forma. Allora, ecco, facciamo un passo indietro prima di prendere questo discorso. Cioè, volevo dire che i conci, le pietre della chiesa provengono da un altro edificio. Quale edificio? La tradizione vuole il castello Adriano all'Annunziata. Probabilmente il castello invece si trovava in loco. Vedremo da lato un indizio importante. Quindi proviene da un altro edificio. Ma c'è anche una pietrasegna che si vede pochissimo, anzi non si vede mai a occhio nudo, una delle pietre sotto il cornicione, esattamente questa che è la seconda fila, io ve la sto indicando, Sì. reca un'iscrizione dedicata a un'Ave Maria al rovescio, quindi è una pietra che proviene Sì. da un altro edificio ed è considerata la pietraseme dalla quale si genera il nuovo edificio. Ed è molto interessante, la si vede se voi la fotografate, che poi ingrandite, è un'Ave Maria rovesciata, non è un sacrilegio il fatto che sia rovesciata, ma è appunto la pietra che viene seminata. Dicevo, proviene dall'altro edificio, è una pagina di teologia. Innanzitutto la forma quadrata, che cosa indica? Indica il mondo materiale, l'immanente, al centro del quale è posto invece un occhione, un cerchio, che indica il trascendente. Quindi sono i due mondi del creato che si uniscono in questa facciata. Ed è un concetto rinascimentale che però che l'uomo, i sapienti di Rinascimento hanno portato avanti, ma che in Abruzzo esisteva già da tanti anni, perlomeno da 200 anni, ed è un concetto che rimane nelle nostre terre fino, abbiamo detto, fino alle ultime realizzazioni di Pesco Costanzo. Quindi è un inno, una preghiera a Dio, al creato stesso. Altre simbologie. Vedete che la facciata è segnata da due lesene, da due semicolonne, quindi di fatto noi abbiamo una divisione in tre parti della facciata: la prima colonna, il primo spazio, il secondo spazio e il terzo spazio. Quindi è un riferimento alla Trinità. Ma vedete anche che la facciata è divisa in due parti in maniera orizzontale. Quindi è qualche riferimento, cosa ci dice il costruttore, che era aquilano, ci dice, fa un riferimento a Cristo, seconda persona della Trinità, e vero uomo, vero Dio allo stesso tempo, quindi la dualità della figura di Cristo. Ancora da notare è il rosone, l'occhione, che non è un vero e proprio rosone, è un occhione, manca la ruota, non è stata mai costruita. Notate che ci sono quattro rose contrapposte.
È un semplice motivo decorativo? No, non lo è, è molto più complesso la questione. La rosa, innanzitutto, è un riferimento a Cristo, il calice della rosa allude al calice dove fu raccolto il sangue di Cristo, ma è ancora più affascinante. La forma circolare è un riferimento alla tradizione siriana copta, è il ciclo del sole, è il girotondo degli angeli e dei martiri, ma noi notiamo che la rosa è formata da 5 petali, 5 foglie e 4 petali minori. Il 5, che sono i petali maggiori, allude alle 5 pieghe di Cristo. Il 4, che sono i petali minori, quelli piccoli, allude alla parte più intima e umana del creato, quindi l'uomo, l'interno dell'uomo. Il totale di questi petali forma il numero 9, 3 volte 3, quindi la Trinità. Ma ci sono presenti anche 5 foglie intorno, piccolissime, che se noi uniamo il 5 e il 5 abbiamo il numero della perfezione, il creato, la perfezione che deriva dall'annullamento di tutti gli elementi. Quindi tutta la facciata va letta come una preghiera a Dio e alla perfezione del creato stesso. Notevole, l'ultima cosa della facciata è la lunetta in maiolica di Castelli, che è un unicum, se vogliamo, di questa tipologia, che attribuisco a Tito Barnabei, che è un pittore artigiano della fine della seconda metà dell'Ottocento, che è abbastanza capace e che ha creato questi due santi secondo le iconografie tradizionali, ispirandosi forse a sante che giravano al tempo proveniente da Roma. Dicevo brevemente, ve lo faccio vedere, il castello. Allora, un'altra particolarità della chiesa che potete notare che è costruita sulle pendici di un costone. La facciata, in maniera proprio del tutto singolare, poggia sul margine del costone e poi il pavimento posa su costruzioni erette a pianificare il tutto. Questo è uno spreco di soldi notevole per gli antichi costruttori. Perché hanno scelto questa soluzione, che troviamo comunque in Aquila, ad esempio in San Flaviano? Perché hanno scelto questa soluzione? Per due motivi. Fondamentalmente serviva una cripta e in questo modo hanno avuto la possibilità di creare questi locali che servivano alla sepoltura, ma probabilmente, anzi sicuramente, hanno sfruttato costruzioni precedenti. Questa parte che corrisponde a una casa delle cappelle interne in realtà sembrerebbe un torrione di epoca precedente, forse è quello che resta del castello Adriano. Se la girate la vedete, la notate abbastanza in maniera distinta. Bravo!